sono due fattori. C'è il primo che è psicologico, perché il buon tempo, il tempo bello, alle persone a casa dà il buon umore, la voglia di aprire finestre e fare rinnovamento, cambiare. Cambio di stagione. Che viene fatto normalmente, ci sono due periodi, primavera e dopo l'estate, dove le persone si rinnovano. Quello della primavera viene per il fatto che, come dicevo, dopo l'inverno apri le finestre, c'è bisogno che rinnovo e faccio, pulisco il materasso nuovo. Quello prima dell'inverno viene perché prima di richiudermi dentro voglio rinnovare, voglio mettermi a posto, no? Ed è il periodo stagionale. Poi c'è anche un fattore tecnico, che è quello di avere per la stagione comunque sia un materasso nuovo, disinfettato, pulito, visto che non avrai possibilità di stare a finestre aperte, lavare, perché poi i materassi sono, oggi sono tutti lavabili, sfoderabili, e fai difficoltà a lavarlo, riasciugarlo durante il periodo invernale. Lo acquisto prima dell'inverno, ho tutto l'inverno nuovo, poi in primavera lo rilavo, lo disinfetto. Hai una necessità fisica sia di calore, chiamiamo, perché in inverno, tu in estate dormi principalmente scoperto, per cui sei appoggiato sopra. In inverno invece hai bisogno di coprirti in qualche modo, e ti vesti e metti delle posture, è statisticamente provato che hai delle posture più conservative per il calore, ti dormi meno aperto, diciamo, sei un po' più chiusa la postura. E soprattutto in inverno, non si sa per quale motivo, inspiegabile, si risentono maggiormente le posture sbagliate. Per cui avere un nuovo materasso con una postura più corretta migliora la persona, aiuta. Per cui ci si prepara ad andare in letargo in inverno con un materasso nuovo. Il cuscino è un appendice molto importante al materasso, perché molti pensano che sia una cosa staccata. Succede che magari qualcuno pensa: ho male al cervicale, cambio solo il cuscino, e non risolve il problema, perché al cervicale trattiene tutte le tensioni della colonna vertebrale. Per cui se tu non fai stare nella postura corretta la tua colonna vertebrale, la cervicale rimane contratta. Per cui una cosa compensa l'altra. Molte volte si risolve problemi cervicale con il materasso, non con il guanciale. Logicamente, facendo un materasso nuovo, è consigliato anche avere un guanciale che completa la postura.